E rieccoci ragazzi, siamo nuovamente su Nier Automata, sono sempre Sontrosaver e partiamo con il nono episodio della nostra serie, quindi andiamo a prendere il cannone, vai to be, e là! Se non si mette in posa da porno diva non è felice. Fuoco! To be! 直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。Boom! Quando apre la bocca, ragazzi. Ehi, dovremmo dare tre colpi come in God of War. Quanti di voi conoscono God of War, ragazzi? In quanti lo hanno giocato le varie sue... non l'ultimo che è uscito, ma le varie sue forme di God of War. Bam, l'ultimo colpo, tre colpi, ragazzi, avevo detto. Come God of War ci insegna. È proprio indistruttibile, eh? È arrivato anche Pascal ad aiutarci. Dunque ragazzi, come lo fermiamo? Come lo fermiamo? として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が、結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。 C'ha un altro piano il nostro Nine. ミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。Da dove gli esce quel? Meglio non farsi domande, ragazzi.
ragazzi, gli usciva proprio da lì, eh. Non è che io voglio dire, fare o puoi essere malizioso, che altro. Ok, schivata, schivata, vai. Ah, mi ha rimesso i missili. Dunque, un'altra zona con gli scudi. Più che con gli scudi, con... Siamo sotto la sua bocca, avete visto che si sta muovendo? Nella parte alta dello schermo. Trovate il luogo in cui non potete venire colpiti. Ok, tempo mancante all'impatto del missile. Ok ragazzi, abbiamo abbattuto la mega bestia, credo, la macchina antica che era stata risvegliata per questa battaglia. Ed eccolo là, i suoi rottami, che sono ancora visibili. Perfetto, siamo da soli, come vedete, siamo senza Nines, ragazzi. Bunker di Tsushin. Kocira 2B. Oto seo. Operator yori 2B. 2B-san, daijoubu desu ka? Genzai body check chu. Kihon kinou ni mondai wa mirarezu. Yokatta. Sore yori mo. 状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2Bさんたちによる攻撃によって停止しました。8時間。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので、注意してください。ナインSはどこに？それが、かすかなブラックボックス反応はあるのですが、 現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。9Sの捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存夜ハブ隊の捜索を優先する命令が出ています。9Sさんをお願いします。了解。Perfetto, ragazzi, quindi 9S è Potto. 付近のブラックボックス信号を検索。
ブラックボックス信号を検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。Nessuna risposta. Funzionalità limitate rilevate nella scatola nera. Contatta il bunker. Affermativo. Dunque ragazzi, dobbiamo muoverci al centro della resistenza per, come si chiama, ottenere questo nuovo tipo di scanner. Quindi il viaggio potrebbe essere leggermente lunghino per arrivare lì, quindi me lo faccio io e ci vediamo direttamente al bunker della resistenza, al centro della resistenza, su questo bello screenshot che ci potremmo anche scattare sulla distruzione del mostro. Quindi alla prossima ragazzi, anzi a tra poco, perché episodio 9 continua, rimanete con me. Rieccoci ragazzi, stiamo nuovamente viaggiando per il nostro mondo di gioco. Come vedete, non potevamo trasportarci rapidamente al nostro luogo della resistenza, ma ci siamo teletrasportati vicino. Ora scopriremo perché. Ok, eccoci al nostro luogo della resistenza. Dobbiamo parlare con Anemone. Prima prendiamo il solito oggetto che troviamo qua dietro. Nanika. 微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ああ、ヤズラが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。あるよ。赤い髪のアンドロイドは、いや、なんでもない。Voleva dirci qualcosa e poi non ci ha detto niente. Perché? Sulle due gemelle. Eccole là. Questi due personaggi, ragazzi, saranno molto importanti per il vero finale del gioco. そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけど。Ok, ho ottenuto un programma per pod a 170 scanner. Quindi allora andiamo a vedere dentro alle nostre abilità, programmi pod. Ecco qui, come vedete abbiamo ottenuto anche la gravità, quindi non l'abbiamo mai usato, ma lo utilizzeremo. Ecco, mettiamo lo scanner. Allora, come si usava lo scanner? Ecco, così. E così noi dovremmo cercare, ragazzi, in tutto il mondo di gioco dei segnali di 9S. Quindi la cosa più sensata da fare in questo momento è questa. Ah, terminare fuori servizio, bene. Quindi dicevamo, è questa, tornare nella città sommersa e iniziare a controllare da lì. Anche perché, cioè, comunque il mondo di gioco è grande, ragazzi, grande, non è uno degli open world più grandi che noi abbiamo visto nelle nostre esperienze qua sul canale, però
comunque se dovessimo veramente cercare Nines alla cieca, ragazzi, addio veramente. Quindi Ok, raccogliamo sempre tutto. Ci verrà utile, ho anche modificato altre armi, quindi. E ne ho un po' a livello 2 adesso. Comunque, per il livello 3 sono richieste oggetti che ancora non possiedo, quindi. Come vedete, molte quest secondarie sono saltate adesso, quindi era sarebbe consigliato fare tutto prima dell'evento della battaglia alla città sommersa. Ma non disperate, ragazzi, il gioco non ci ha incastrato, quindi torniamo qua. Eccoci la città sommersa, quindi in effetti non è questo grande viaggione. Prima ho preferito skipparvelo perché mi sono andato anche un po' in giro a cercare due o tre cosine che mi servivano. Dopodiché sono tornato qua. Ecco, come vedete, skippiamo i nemici. Allora, qua ce li dobbiamo abbattere però, nel senso che poi abbiamo bisogno della zona libera, quindi. Allora, dunque, ci sono altri nemici, no? Come vedete, se venite in questa zona, ragazzi, quando avete ottenuto appunto lo scanner da Devora e Popola, questo è il soldato Yorha che abbiamo. Con noi abbiamo due pod. Wow, fantastico. Allora, il pod ha rimesso la mitragliatrice da solo perché ha detto no, lo scanner io non lo voglio più. E noi. Ah no, ce l'ha lo scanner, ragazzi. Il pod ha. Allora noi dobbiamo mettere il pod. Ah, scusate. Qui troviamo questo soldato Yorha. Totto, check module to Lonely Wheels vaccine. Signal wa banka ni okutta kara, kyuen wa sugu ni kuru to omou. Ah. Arigatou. Wareware wa doukou shite ita Yorha kitai, Nine S wo sousaku shite iru. Jōhō ga areba teikyō shite moraitai. Donna jōhō demo ii. Onegai. Nines. ああ、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は？落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。Allora, adesso quando parlate con questo personaggio, lui praticamente ci manda al nostro prossimo punto di missione, che guardate un po' dov'è, qua, vicino al nostro dislocatore, quindi, no, non è lì, scusate, ho sbagliato io. Comunque, raggiungiamo noi il dislocatore a questo punto e da lì vedremo la nostra prossima mossa.
non faccio altri tagli, andiamo diretti, ve lo dico subito. E là, vabbè che certo sto cercando di skippare, però questi vediamo se riusciamo ad evitarli, eh. Non che mi interessi sta qua a combatterli, anche perché non è per dire, ma non abbiamo Nainés che ci aiuta in battaglia, non che sia così performante Nainés, però ragazzi è pur d'aiuto, quindi ok, salvataggio veloce, trasporto e vediamo. Il punto migliore per, non è di certo deserto. Allora, ragazzi, così non concludiamo niente. Aspettiamo, mappa, andiamo in modalità mappa. Allora, la destinazione è questa. Abbiamo un dislocatore delle rovine città torre, quindi questo sembra essere l'unico nostro destinazione che possiamo raggiungere per cercare Nainés. Ok, allora, rovine città caverna, rovine città torre, va bene, dovremmo esserci, eh. Trasporto, rovine città torre, e da lì cerchiamo di muoverci, ragazzi, in qualche modo per raggiungere. Come avete visto, alcuni dislocatori sono fuori uso, purtroppo. Quindi, niente, attendiamo il nostro caricamento. Allora, di qua, in effetti qua c'è una torre, come vedete, quindi giustamente rovine città torre ha senso. Dunque, passiamo qua sotto. Come vedete, ah, questa adesso è funzionante, perfetto. Questa qui sarebbe stato il nostro miglior teletrasporto, in effetti, ma dunque, la black box di Nainés è qui vicina, ha detto il nostro poli, quindi ora vi ricordate quella porta che io vi avevo detto adesso non si può ancora aprire, ma più avanti si aprirà? È lì che ci dobbiamo dirigere. Allora, ci stiamo allontanando, quindi eccola qua la porta, ragazzi. Kekoku,
Ecco, e dobbiamo scendere in questo punto. Quindi ammetto anch'io, ragazzi, la prima volta che ho giocato Nier Automata, in questo punto mi fui un po' bloccato, perché non avevo capito subito come fare, come trovare quel soldato abbandonato, quella soldatessa Yorha in quel luogo. Ma attenzione, una zona completamente bianca, sottoterra probabilmente, perché l'ascensore stava scendendo. Città clone. Come mai un nome del genere, ragazzi? Quindi gli alieni, o forse è una costruzione degli esseri umani prima che la Terra venisse distrutta da quella guerra. Guardate, qui abbiamo altri androidi, ragazzi. Quindi, scusate, a volte non si ferma nel punto giusto, è tanto bella quanto capricciosa la nostra 2B. Dunque, ragazzi, siamo anche quasi al nostro tempo limite, qui recuperiamo un corpo. Dunque, molti cadaveri di unità Yorha, ragazzi. Quindi, guardate che massacro c'è stato qua. Noi ci esploriamo per bene tutta questa città. Come vedete, abbiamo una delle nostre casse ancora chiuse. E questa ce la possiamo aprire. Dunque, ragazzi, siamo quasi al nostro tempo limite. Ho ancora un po' di registrazione da sfruttare insieme a voi. Quindi vi faccio un piccolo comunicato adesso in finale di video. Nulla di che, non c'è nessun problema, ragazzi, è una cosa che vi devo dire. Quindi non entriamo in questa zona abbastanza ampia, che sa di boss fight, sa comunque di quello che starà per accadere, e lo vedremo all'inizio del nostro prossimo episodio. Quindi torniamo leggermente indietro. Io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, sono sempre Sion True Silver, grazie di aver visto il video. E allora, una cosa importante, ragazzi, io di solito su PSN, dove registro PlayStation 4, accetto solo chi ha il nome legato a Facebook, no? Comunque tramite social. Allora, adesso sto accettando anche altre persone di voi che mi state seguendo, chi non ha Facebook comunque lo accetto lo stesso, mandatemi la richiesta, voi mi avete scritto che mi state seguendo direttamente su PlayStation, quindi io, è un piacere, vi accetto. Molto spesso non posso entrare in party con voi, ragazzi, perché o sto registrando o sto editando i video, oppure ho lasciato la PlayStation 4 in stand by a copiare i video su chiavetta una volta editati, quindi non sempre ho gli occhi sulla Play 4, quindi alle volte trovo gli inviti di party, mi dispiace non parteciparci, ragazzi, però prima o poi faremo party insieme, non preoccupatevi. Altra cosa importante, perché è già successo con due utenti che mi hanno scritto questa cosa: io compro tutto in retail, compro tutto cover originale, quindi ho poco in digitale, solo se trovo delle offerte o le cose legate all'account, tipo dell'Xbox Live con il Gold, oppure gli unici giorni gratuiti di Gold che ho avuto attivi mi ero scaricato God of War e Destiny. Non chiedetemi, non scrivetemi di regalarvi codici per i giochi, ragazzi, perché io quello che mi vedete giocare è tutto pagato dalle mie tasche. Quindi se avessi codici vi regalo in digitale più che volentieri, ma non posso darvi giochi in digitale. Siccome è successo, ragazzi, me l'avete scritto, ci tengo a fare chiarezza e dirvi di non scrivermi più questa cosa, perché anche volendo, con tutto il mio buon cuore, non vi posso regalare dei videogiochi in digitale. Quindi, detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale. Spero di non aver offeso nessuno, ma volevo semplicemente spiegare questa cosa. Vi voglio ancora più bene di prima, non preoccupatevi.
ci vediamo per il decimo episodio di Nier Automata. Vedremo come va avanti la trama. Stiamo cercando Nine S, spero sia stato d'aiuto per chi come me si era bloccato la prima volta cercando Nine S. E niente, ci vediamo a breve, ve lo registro subito qui sul canale. Ciao a tutti e grazie per aver seguito il video. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.